Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea. Lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare oltre il Giordano, Galilea delle genti, il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del regno e guarendo ogni sorta di malattia e di infermità nel popolo. La sua fama si diffuse per tutta la Siria e conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici, ed egli li guarì. Grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancella i nostri peccati se è accolta con fede. Meditiamo brevemente sulla luce dell'Epifania che è stata proclamata ieri e come questa luce può mantenersi, accrescersi in noi. La luce che viene da Gesù è, possiamo dire così, entra in noi gradualmente in vari stadi, ne possiamo distinguere soprattutto tre, diciamo. Tante volte è una luce naturale, come un ideale di vita, di una cosa bella, una cosa buona che uno vuole realizzare nella vita, e al fondo di questo ideale c'è sempre l'aspirazione alla felicità. È come la stella che ha guidato i magi nella loro ricerca, nel loro amore per la sapienza, per l'astrologia. Hanno avuto questa luce che li spingeva a cercare il Messia. Anche noi ci abbiamo questa luce, l'abbiamo avuta in passato e dobbiamo apprezzarla, perché anche se noi non lo sapevamo è un riflesso di Gesù, della luce che è Gesù, e dà la funzione di portarci verso di Lui. Ecco, poi questa luce spesso si nutre della testimonianza di altri, delle tradizioni religiose, della fede di chi ci ha preceduto, come i magi che quando non avevano più la stella hanno trovato l'aiuto e le indicazioni proprio a Gerusalemme, dagli scribi, dai sommi sacerdoti, attraverso anche Erode, il quale, pur avendo
un'intenzione malvagia, pessima riguardo a Gesù, però anche stato strumento per loro per poter proseguire il cammino e arrivare alla meta. Poi questa luce è soprattutto Gesù, quando noi incontriamo Gesù, questa luce diventa come un sole, una luce grande, inesauribile, più forte dei nostri peccati, più forte del male del mondo e delle nostre famiglie. E proprio di questa luce si parla anche oggi nel Vangelo e la si lega alla presenza fisica di Gesù e al suo apostolato. Avete sentito dal Vangelo di Matteo che Gesù, a un certo punto dopo la morte, dopo l'arresto, meglio l'arresto di Giovanni il Battista, capisce che è arrivata per lui l'ora dell'apostolato, un'ora a cui lui si è preparato lungamente, circa 30 anni di crescita silenziosa, nascosta in preparazione a quest'ora. E quando arriva quest'ora Gesù si dedica all'apostolato in modo veramente totalitario, lascia la sua casa, lascia il suo paese, va a stabilirsi in un luogo che era idoneo a quello che lui voleva fare, va a Cafarnao, perché Cafarnao era un centro nevralgico di passaggio, dove passavano le carovane, dove c'era il commercio, dove c'era tanta gente. Gesù si installa, va a risiedere a Cafarnao, ancora oggi ci sono dei resti della cosiddetta casa di Pietro. Ecco, questo per dire che si dedica totalmente al suo apostolato e cominciano i segni prodigiosi della sua opera, i segni prodigiosi, ne abbiamo un elenco. Gesù annuncia che Dio si è avvicinato a noi in un modo supremo. Questa parola per noi è quasi un po', non ci capiamo quasi nulla, ma è un tesoro quando lui dice il regno di Dio è vicino. È quasi impossibile tradurla, vuol dire che attraverso Gesù abbiamo la massima rivelazione di Dio, perché lui assume la natura umana e inaugura una effusione di Spirito Santo straordinaria, così quella luce che Gesù si incarna nella nostra vita e nella storia. E perché questa luce di Gesù possa crescere, soprattutto quando celebriamo l'Eucaristia, c'è una condizione che è espressa dalla prima lettura. Avete sentito cosa dice il Signore? Ci ascolta se osserviamo il suo comandamento. Qual è il comandamento? È formulato in un modo curioso questo grande comandamento. Di solito si dice amatevi gli uni gli altri come io vi amato, però qui c'è una cosa in più. Il comandamento è credere che Gesù è il Figlio di Dio e amarci gli uni gli altri come io, come lui ci ha amato. Vi faccio una domanda. Nella formula, così come ho detto io adesso, come è scritto nella prima lettera, questo è un comandamento o sono due? Credere in Gesù Figlio di Dio e amarci gli uni gli altri come lui ci ha amato. Sono due o è uno? Formalmente sembrano due, anche perché il primo comandamento è una relazione personale con Gesù, cosa tu credi di lui come persona. Il secondo comandamento è un comando di relazione tra di noi, giusto? Sembrerebbero due, almeno così formalmente. Però l'autore qui, e non solo qui, insiste che è uno, è il comandamento antico. Avete ricevuto il comandamento antico? Credere in Gesù Figlio di Dio e amarvi tra voi come io vi ho amato. Perché questa specie di imprecisione, chiamiamola così, che si presentano due e lui dice che è uno? Perché la sostanza del comando dell'amore reciproco poggia sulla fede in Gesù.
Non è possibile vivere il comandamento dell'amore reciproco tra di noi se non c'è questa luce di Gesù. Chiara Lubich la chiamava la luce dell'ideale. È la luce che viene da Gesù, che ci fa sentire che noi siamo amati, siamo salvi, siamo figli di Dio come Gesù. E da questa esperienza, che i teologi a volte chiamano verticale, cioè dall'alto verso di noi, nasce la possibilità dell'amore reciproco tra di noi, della dimensione che a volte si chiama orizzontale tra di noi. Quindi sono due cose legate, come a volte si fa l'esempio, no? Nella croce, in ogni croce, ci sono due pali, ce n'è uno alto, verticale così, e poi ce n'è uno orizzontale. Questo esprime bene il cuore del cristianesimo, perché la fede cristiana non è una, come dice il Papa, una onlus, una realtà solo di tipo orizzontale, di beneficenza, di senso di umanità nel senso orizzontale. La fede cristiana è una cosa molto più profonda, molto più semplice. È un rapporto nuovo col Figlio di Dio, da cui viene una nuova capacità di amarci tra di noi e una nuova umanità. Qui è inclusa anche una speciale solidarietà, ma non è la solidarietà che c'è nel mondo, è qualcosa di molto più alto, di molto più semplice e anche che comprende tanti aspetti della vita. E voglio fare anche un accenno qui che spero poi in futuro che possiamo sviluppare, che riguarda la questione dei migranti, di questa solidarietà che ci viene chiesta tante volte. Sapete la grande questione che c'è sull'articolo 13 del decreto Salvini, eccetera. Questo amore alle persone povere che vengono da fuori in questa forma drammatica non è il cuore del cristianesimo. Non è il cuore del cristianesimo. È una parte importante del vivere la fede cristiana, che non è rivolta ai migranti che vengono dall'Africa in questo modo, in modo specifico, eccetera. La fede cristiana è rivolta attraverso Gesù ad ogni prossimo, perché si basa sull'assunzione dell'umanità di Gesù, che vive in me, vive in te, vive nel vicino di casa, vive nei ricchi, vive nei poveri, negli africani, negli italiani, vive in tutti. Dobbiamo evitare di polarizzare l'attenzione e il messaggio cristiano solo su un punto particolare, perché questo ci fa perdere la radice della fede. La radice della fede è che Gesù è presente in tutti, verso tutti dobbiamo andare. Certo, a volte c'è una priorità verso chi ha più bisogno, che può essere quello che viene dall'Africa, può essere quello che sta vicino di casa, può essere la tua mamma che sta morendo e che non ha nessuno che l'assiste. Ecco, su questo penso di ritornarci un po', perché c'è una grande confusione, una grande pressione. Intanto da questa messa prendiamo questo amore alla luce che è Gesù. Vivere nella sua luce, vivere nella sua luce ed esprimerla specialmente nella costruzione di rapporti cristiani tra di noi. Il grande comandamento è, credendo in Gesù, amarci tra di noi come Lui ci ha amato.